Salendo in Val d'Ayas, il primo vallone laterale che si incontra sulla sinistra orografica è il vallone di Dondeuil, nel territorio di Chalon-Saint-Victor. Questa valle, che partendo da Isola si sviluppa verso est per circa 5 km, è percorsa da una strada poderale che tocca i principali alpeggi. Il vallone ha poi termine a quota 2344 con un valico, il Colle Dondeuil, che lo mette in comunicazione con la valle di Gressoney. Ed è proprio al Colle Dondeuil che ha inizio il cammino per la Becca Torché. La partenza della traccia è in realtà qualche decina di metri più in basso, lungo il sentiero che scende a tornanti verso Issy. Individuata la direzione da prendere grazie ad una freccia dipinta su una roccia, si segue la debole traccia che sale sulla sinistra orografica del vallone di Saint-Grat. In questa prima parte di salita il sentiero, che sale in direzione della Becca di Blu, è per lo più individuato da ometti di pietre, mentre la traccia a terra è praticamente inesistente. Si procede così fra i prati, dando le spalle alla sagoma rocciosa del corno del lago. Man mano che si sale, anche il sentiero inizia ad essere più facile da individuare e da seguire. Più in alto, un breve tratto di sentiero è sorretto da un muretto a secco. La Torché, precedentemente nascosta dal costone che la collega al Colle Dondeuil, inizia ad essere visibile. Nella seconda parte della salita è più difficile sbagliare strada, grazie ad una traccia a terra più certa, a bollini gialli sulle rocce e naturalmente agli ometti di pietre. Poco prima di raggiungere la vetta, il terreno erboso lascia il posto alla roccia. Si tratta però ormai degli ultimi metri di cammino, la cima è ormai conquistata. La grande croce di vetta in legno e lamiera, posizionata negli anni 60, ha resistito fino alla fine dell'estate del 2012, quando si è spezzata all'altezza di circa un metro. Yeah! Vetta! Siamo sulla cima della Becca Torché a 3016 metri, alle mie spalle la Becca di Blu. Siamo saliti partendo dal Colle Dondeuil, un itinerario scarsamente segnato nella parte bassa, poi nella parte alta invece si trovano sufficienti segnalazioni costituite da frecce gialle che portano in vetta. Un percorso classificabile EE, escursionisti esperti, con una qualche esperienza di orientamento, specialmente nella parte bassa. Per il resto non sono state rilevate particolari difficoltà nella salita. Io mi trovo seduto nel punto forse più impressionante e allo stesso tempo più panoramico della vetta. Sotto di me un salto secco, netto, a strapiombo di 400 metri che finisce su quello che resta dell'antico ghiacciaio della Becca Torché, ormai veramente ridotto, si mantiene in quanto la parete nord rimane in ombra e quindi malgrado le alte temperature qualcosa del ghiacciaio rimane. Sicuramente una vetta di grande interesse per il panorama che offre, a 360 gradi su tutta la Val d'Aosta, la pianura e la Valle di Gressoney appunto alle mie spalle. Una vetta che sicuramente vale la pena di essere salita, consigliabile come dicevo ad escursionisti esperti e con un certo grado di allenamento. Noi oggi, partendo da poco sotto l'Alpe di Dondeuil superiore, abbiamo impiegato poco più di 3 ore all'ordo delle pause. Penso che con un passo più tranquillo, quindi anche con un allenamento un po' inferiore al nostro, in 4 ore sia un'escursione fattibile dalla maggior parte delle persone. Ecco, sotto la Madonnina, tubo di plastica all'interno del quale dovrebbe trovarsi libro di vetta 2006,
CR, non so cosa significa, probabilmente sono le iniziali di chi l'ha portato su. Dentro c'è un altro contenitore di Glen Grant. All'interno del quale c'è il libro di vetta. Addrizziamo. L'ultima salita del 19/8/2011, quindi ieri. Prima volta del cheat sulla becca, bellissima, e una firma, seconda firma. Ieri sono salite altre persone perché c'è anche un'altra firma, 19/8/2011 da Castagneti, 10/15, quindi ben prima di noi arrivo, tempo ok. Vento medio, sole alto, morale altissimo, augusto. Come sempre, si lascia traccia del proprio passaggio sul quaderno di vetta. L'imponente parete rocciosa a nord della Torchée il Monnery, la cui via normale di salita percorre la lunga cresta ovest. Tra il gruppo Torchée Blu e il Neri si stende l'ampia conca che costituisce la parte terminale del vallone di Chasten. A ovest, in basso, si riconoscono le vicine vette della Becca Chalet e della più importante Becca Mortens, separate dall'aspro vallone di Tron. A sud, oltre al già citato corno del lago, si scorge la cima del Monte Craboom, nei cui pressi è posto un bivacco. Infine, viene il momento di lasciare la vetta e riprendere il sentiero verso valle. Mantenendo un buon passo, la discesa non è particolarmente lunga. Un'ora e 37 dalla vetta della vetta Torchée a qua al Colle d'Ondoy. Esatto. Si riguadagna così la sommità del Colle d'Ondoy, lasciando alle proprie spalle il vallone di San Grato. Lasciato il valico, si scende così verso l'Alpe d'Ondoy superiore, dove rincontreremo la strada. Il ritorno a valle avviene così ripercorrendo il vallone di d'Ondoy e rincontrando i suoi alpeggi e frazioni.